Guarda qui, pare che tuo fratello sia rimasto coinvolto in molte faccende oltre ai tuoi traffici di armi. Allora, di che si tratta? Droga, prostituzione, estorsione? Ho sentito parlare di questo progetto in Indocina anni fa, ma non ci ho mai creduto. Sembra che abbiano veramente le risorse per vararlo. Sono davvero impressionato. Come dicono, una versione migliorata e potenziata della specie umana. Ma chi avrebbe mai clonato un piccolo idiota come mio fratello? Dove l'hanno fatto? Una remota località della Romania. Non si sa con precisione, ma so come arrivarci, se ti interessa. E questo posto è un casino! Che cosa diavolo è successo qui? Dai un'occhiata ai nastri della sorveglianza. Penso che spieghino questa carneficina. Ho l'idea che potremmo scoprire qualcosa, almeno spero. Eccellente! Ma quell'uomo è proprio fantastico. Forse non è robusto come me, è veloce. Sai chi è? Oh, certo. E anche tu, amico mio, lui è il signor 47. Ma sparisci. 47 è soltanto una voce di corridoio. Nessuno ha mai dimostrato che esiste. Sai, l'ho visto a Roma, anche se allora non sapevo chi fosse. Ho fatto delle ricerche perché mi affascinava. Allora, sai già che cosa è successo qui? Più o meno. I suoi servizi sono in vendita. Lo erano, ma per molto tempo non c'è stata alcuna segnalazione attendibile delle sue attività. Dunque, per quanto ne so, potrebbe essere morto. Morto? Ma sei cieco! Questi nastri dimostrano che è ancora vivo. Ora devi soltanto trovarlo. Bene, allora andiamo a cercarlo. L'assassino come lui non si ritirerà mai.